Sembra avviarsi verso una soluzione la vicenda del completamento della nuova giunta da parte del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, in attesa dei due nominativi che potrebbero arrivare da Fratelli d'Italia nei prossimi giorni. È prevista infatti nella giornata di martedì una nuova riunione tra i consiglieri comunali e il segretario provinciale Caroli. Si fa strada la possibilità di una conferma per l'ex assessore Pisanelli con l'aggiunta del nome femminile dell'avvocato Roberta Ruggero, già candidata nelle file di Fratelli d'Italia nella scorsa tornata amministrativa. Normale che nei grandi partiti, come dire, la complessità delle situazioni richieda un minimo di pazienza per trovare soluzioni unitarie. Io da questo punto di vista, non, come sapete, non ho mai avuto grandi dubbi, ho sempre sostenuto la centralità di Fratelli d'Italia all'interno di questa coalizione che mi ha indicato, sostenuto e fatto eleggere, e poi in Consiglio Comunale è venuta la conferma di quanto avevo più volte affermato. Adesso, qualche giorno ancora, presumo che in questa settimana le riserve saranno definitivamente sciolte. Il tutto dovrebbe arrivare prima del prossimo Consiglio Comunale, che toccherà un tema particolarmente importante e delicato come il futuro della Brindisi Multiservizi. È chiaro che l'obiettivo fondamentale è tutelare tutti i lavoratori, ma è anche evidente che, come dire, l'andamento dell'azienda, nonostante il piano industriale che abbiamo preparato, insomma, continua a essere abbastanza preoccupante, e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni.